Simone Carlo Senna e Valerio Meloni sono tre ragazzi originari di Acilia, Ostia e Dragona e compongono il gruppo musicale Senna. Il gruppo è nato nel 2018, ci chiamiamo Senna e io e mio fratello, insomma, abbiamo incontrato Valerio e abbiamo pubblicato un disco nel 2019 che si chiama Sottomarini e ci ha dato un po' di soddisfazioni perché abbiamo vinto Musicultura nel 2020 e anche la targa del migliore autore al premio Bindi. Quest'anno siamo tornati con un nuovo singolo che invece si chiama Stalattiti. Boschi immaginari sui balconi, ricalco gli alberi che non mi so più disegnare bene, da quando la testa ha forma di TV. Non c'è niente. Stalattiti è una canzone che è nata durante l'ultimo anno, quindi chiaramente nei momenti in cui eravamo tutti chiusi dentro casa. E parla un po' di quei momenti in cui i pensieri sono forse più forti delle parole, anche perché l'ultimo anno in molti casi l'abbiamo vissuto in solitudine. L'abbiamo registrato come al solito dentro casa, perché noi già partivamo avvantaggiati, registriamo dentro casa. È nato questo brano molto intimo, molto sentimentale, molto emozionale. Non c'è niente da capire, solamente un'ora d'aria per evitare di impazzire e di cercare una risposta sulla riva opposta delle tue parole. Voi avete una particolare caratteristica, vero, per quanto riguarda la registrazione dei vostri lavori? Sì, esatto, perché noi registriamo tutti i nostri pezzi in analogico su nastro, su bobine ritrovate a vecchi mercatini dell'usato. E questa cosa in particolare nasce dal nostro approccio proprio diretto verso la musica, che è molto artigianale. Infatti, allo stesso modo, tutti i video che vedete, che trovate magari anche sui social, su YouTube, eccetera, sono fatti tutti da noi e tutti ad Ostia. Ti riscalderò col vento e ti nascondo.